Ok, eccoci qua ancora per questa ennesima diretta insieme. Abbiamo tutti quanti voglia di ascoltare la parola di Dio. Avrei voglia anch'io di ascoltare la parola del Signore. E, come diciamo sempre, credo che non smetteremo mai di dirlo, non possiamo fare a meno di confrontarci con essa perché è nutrimento per la nostra vita, per la nostra salute spirituale. Non posso chiedervi come state, ma sicuramente posso leggerlo dopo, tutti i vostri commenti. E a proposito, desidero questa mattina ringraziare veramente la Chiesa tutta perché mi sono sentito avvolto da tutto il vostro amore, il vostro affetto, il PC, il telefono è sempre stato carico dei vostri sentimenti che così mi incoraggiano, oltre a cercare io di incoraggiare voi, sono molto incoraggiato dalla vostra partecipazione e dal vostro affetto. Perciò grazie di tutto questo. E adesso vogliamo entrare un pochino in quello che è l'argomento di questa mattina. So che ogni settimana che passa è sempre più difficile cercare di avere la pazienza giusta, l'attitudine giusta. Siamo tutti un po' esasperati per questo continuo ritardo nel poter circolare liberamente. Ci sentiamo un po' reclusi, un po' agli arresti domiciliari e perciò andiamo là dove riusciamo a attingere dell'acqua fresca. Questa mattina parleremo appunto di acqua, parleremo di deserti che vengono vinti e cercheremo di rivedere un pochino la nostra posizione, il nostro cuore, anche per tutto quello che la scrittura ci sottolineerà. Perciò, cari miei, vogliamo leggere un passo dal libro degli Atti, un capitolo molto conosciuto, Atti capitolo 8, se volete seguirmi. Mi manca il contatto con voi, adesso vi avrei detto così qualche cosa per cercare di alleggerire la situazione, ma non mi è possibile giocare un po' con voi. Atti capitolo 8, dal versetto 26. Leggiamo così: un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, un eunuco, ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene seduto sul suo carro leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse e udì quell'uomo che leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci tu quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo, e lo conosciamo molto bene, poi continueremo dopo il racconto. La prima cosa che voglio dire questa mattina, se dovessi dare un titolo a questo messaggio, lo chiamerei, lo intitolerei È tempo di restituzione. Quando noi guardiamo a questo passo della scrittura, non lo so se questa è una cosa che colpiva solo me o anche i cari conservi che portano la parola, ma non riuscivo bene a collocare Atti capitolo 8 nel contesto dei capitoli che lo precedevano e quelli che poi susseguivano. E ho sempre visto così, come se fosse un pezzo di un puzzle. Avete visto quando si ricompone un puzzle e ti rimangono i pezzi in mano
e provi a metterli a volte anche a forza dove non vanno. In realtà questo è un passaggio bellissimo, io lo vedo proprio oggi come uno spartiacque fra qualcosa che Dio stava comunicando di nuovo. Perché dico uno spartiacque? Perché fino al capitolo appunto 7 e 8 degli Atti, i protagonisti sono Pietro e Giovanni. Dal capitolo 9 degli Atti, i protagonisti iniziano a essere Paolo e Barnaba, o Barnaba e Paolo. È un capitolo che sta in mezzo lì per cercare di, in qualche modo, ampliare quello che non tanto era l'attività della Chiesa in Gerusalemme, ma il messaggio di Cristo e la Chiesa. Bisognava passare da una conduzione pressoché monolitica degli 12 apostoli dell'agnello ad altre figure apostoliche. E lo Spirito Santo piazza questo capitolo là in mezzo e io lo vedo come un quadro, un'opera d'arte. Perché dico questo? Perché bisogna comprendere che cosa stava succedendo. Ovvio che cerco di metterci un pochino di, non so se è di storia, forse più di poesia. Ma bisogna comprendere alcune figure, per esempio la figura di questa regina di Etiopia, che l'eunuco serviva, e collegarla a un fatto storico che appunto riguarda la parola di Dio. In Primo Re, al capitolo 10, la regina di Etiopia va a trovare Salomone e gli offre tantissimi doni. Addirittura la storia racconta che ebbero un figlio insieme e di lì poi nasce tutto quello che secondo la storia era appunto la famiglia reale legata a Israele. Non si sa se sia vero o no. Quello che so è che questo è un capitolo di restituzione. Mi piace vedere in qualche modo Dio che prende qualche cosa di molto più prezioso dei sandali, dei cammelli, di tutto ciò che lei aveva offerto, prende un libro eterno e lo restituisce attraverso un uomo che aveva tanto potere sugli altri e pochissimo sulla sua vita, vedremo il perché, e in qualche modo riporta all'Etiopia i doni, il dono più bello che poteva essere fatto. Ecco, questo capitolo lo guardo ormai da un paio di anni sotto questa luce. Forse non è proprio la zona precisa perché in quel periodo il sud dell'Egitto sembra più che fosse il Sudan di oggi, ma quello che so è che il Signore non fa scambio di commercio. Se lui riceve qualche cosa da noi, quello che ci dà indietro è molto più importante, più bello, più costoso di quello che ha ricevuto. E io credo che qua il Signore è come se inizia a donare i suoi doni, che ora sono un libro aperto nella pagina giusta, all'uomo giusto, nel momento giusto, e poi diventano doni come Paolo, come Anania, come Barnaba, come... È come se c'è nel capitolo 8 uno switch della volontà di Dio di raggiungere non più solo Israele, ma le nazioni. E così questa mattina parleremo appunto del Signore che restituisce un po' dei suoi doni, ma non solo. Parleremo anche di tre siccità che in qualche modo vediamo in questo capitolo, perché questo uomo aveva un serio problema che riguardava almeno tre aspetti della sua vita e a volte sono un pochino realtà che riguardano tutti quanti noi. Perciò la prima cosa che andremo a analizzare è che aveva a che fare con una strada deserta e molti di noi hanno a che fare con strade deserte. Il secondo tipo di siccità o di deserto non era legato a una strada, ma aveva un corpo deserto, perché era un eunuco, una persona a cui non, in qualche modo, non avrebbe lasciato eredità sulla terra.
il terzo tipo di problema che questo uomo viveva è che aveva una mente deserta, una mente infruttuosa nelle cose dello spirito. Dunque, una strada deserta, un corpo appunto deserto, ibrido, non utile alla moltiplicazione, e un deserto nella mente. Questi tre livelli di siccità sono tre aspetti importanti dove forse in questo periodo anche di pandemia ci sentiamo un pochino più colpiti tutti quanti. Ma la parola di Dio, che non è solo una lampada sul nostro piede, ma è un fiume che ci invade, ci pervade, ci porta fuori da ogni tipo di siccità. Mi piace tantissimo pensare a come il Signore ha guidato ogni cosa in questo passaggio, ma è stato così anche per la nostra conversione. Passaggi invisibili, persone in quel momento, a quell'angolo della strada, quel foglio, quel volantino, quella parola, quella frase alla radio. Dio guida in maniera invisibile sia chi lo cerca che chi è suo strumento. Così gli uomini di Dio vengono utilizzati, portati in strade deserte, vengono utilizzati e poi smolecolizzati dal Signore. Pensate che nella parola di Dio ci sono diversi rapimenti, ma questo è l'unico rapimento che invece di essere come missili terra-aria è terra-terra. Perché è l'unico rapimento, quello di Filippo, che è non verticale, ma è orizzontale. Mentre Enoch e Elia hanno un rapimento terra-cielo, Filippo ha un rapimento terra-terra. Perché questo è un rapimento utile non a se stesso, ma è utile al prossimo. Perché una volta che finì il suo compito, lo Spirito Santo lo prese e lo portò in tutta una zona dove c'erano città che aspettavano che lui predicasse il meraviglioso messaggio del Vangelo. E così ci ricorda a noi tutti quanti, fratelli, soprattutto pastori, che siamo servi disutili. La nostra utilità. A proposito, mi avete chiesto un sacco di persone, finita la trasmissione domenica, ma sì, bel messaggio, pastore, ma chi ti ha citofonato? E questo non posso non dirvelo, fratelli, erano i testimoni di Geova, volevano evangelizzarmi. Sto scherzando, non ero il testimone di Geova, però ho notato con grande stupore l'interesse che c'era intorno al mio campanello. Ora, per evitare che questo succeda di nuovo, ho scritto una piccola bugia, ho scritto guasto sul campanello, perché se scrivo non suonate, il primo bambino dispettoso sicuramente ci farà compagnia. Vediamo come va a finire. Torniamo a questo passaggio della parola di Dio meraviglioso. Il Signore che inizia a restituire alle nazioni il suo dono più bello, la sua parola e soprattutto la sua parola accompagnata da persone che possano dispiegarla davanti agli occhi di ciechi. Allora, vogliamo iniziare con il primo problema che questo uomo aveva. Dice: era una strada deserta. Così appare ai nostri occhi tante volte la nostra via, il nostro camminare. Possiamo anche noi avere la verità sulle gambe, la parola di Dio. Lui aveva la parola di Dio, questo rotolo bellissimo del profeta Isaia, pur avendolo sulle sue gambe, davanti ai suoi occhi, era in una strada deserta. La garanzia perché la tua strada sia una strada fruttuosa non viene dal possedere una Bibbia o dal tenerla vicino al comodino, perché caccerà via le paure notturne. La parola di Dio deve prendere vita e può prendere vita solo attraverso colui che è l'acqua. Lo Spirito Santo di Dio è colui che viene a cambiare le nostre strade in deserto. E alcune volte noi ci infiliamo in strade deserte, in strade di grande carestia, malgrado abbiamo vissuto cammini piacevoli di palme e frescura con il Signore, ogni tanto non si sa come mai decidiamo di fare un percorso alternativo e scopriamo di essere in una strada deserta. Ora ci sono tre tipi di deserti
che io posso vedere, analizzare nella parola di Dio. E questi tre tipi di deserti che troviamo nella parola di Dio sono questi. C'è un deserto come quello del profeta Elia, che è un deserto per essere serviti. E questo deserto io l'ho definito un deserto di voci. Poi c'è un altro tipo di deserto, che è il deserto di Giovanni Battista. E quello non è un deserto per essere serviti, quello è un deserto per servire. E non è più un deserto di voci, ma è una voce nel deserto. Mentre Elia, nella sua crisi profonda, aveva bisogno che Dio lo nutrisse, Giovanni Battista viveva il deserto come il suo habitat naturale, per richiamare il popolo a una ricerca di Dio che mancava da ormai 400 anni. Perciò c'è un deserto per essere serviti, c'è un deserto per servire e poi c'è un deserto per prepararsi al servizio. Ed è quello che ha conosciuto il nostro amato, meraviglioso Gesù. E quel deserto io appunto lo chiamo il deserto, la parola che rende fertile il deserto. Perciò quando parliamo e diciamo io sono nel deserto, pastore, aiutatemi, pregate per me. Bisognerebbe identificare che tipo di deserto stiamo vivendo e stiamo passando. Alcune volte il deserto è solo un modo dove il Signore ci vuole incontrare. Dice Osea, la condurrò nel deserto, la attirerò, attrarrò a me. E il Signore usa molte volte il deserto per cambiare la nostra vita. Il problema di una strada deserta è che ci parla della ribellione, non della formazione. È differente quando è il Signore che ti conduce nel deserto o quando tu vai nel deserto. Infatti, Dio impatta Elia in un deserto che lui non gli aveva regalato e gli domanda per due volte: che fai qui, Elia? Così questa mattina il Signore domanda a me e te: che fai qua? Questa è la posizione in cui io ti ho messo, la posizione del cuore, la posizione della mente. È una domanda così semplice, così banale se la facessi io o qualsiasi altro uomo sulla terra, ma se è Dio che fa questa domanda, cambia tutto. Da bronzo diventa pesante come l'oro. Che fai tu qui, Elia? Dio gli domanda due volte questa cosa a Elia e lui, come oggi i giovani usano questo termine, fatemelo usare anche a me, come un loop, risponde la stessa identica cosa. Io sono rimasto solo perché loro hanno distrutto i tuoi altari e io sono preso da grande gelosia. Lui era in tilt e quando siamo in tilt, quando siamo in una strada deserta, noi non vediamo niente se non serpenti, scorpioni, caldo, polvere. E tanto è vero che la sua espressione fu: io non sono più dei miei padri, prendi la mia vita, prendimi. E vedete, il Signore non è solo colui che viene, ci nutre, ci dà dell'acqua fresca, delle focacce, come fece con Elia. Ma una volta che lo tirò fuori dalla sua grotta, e tutti noi abbiamo delle grotte, e quando siamo in quella grotta noi non riceviamo segnale. Non lo riceviamo dal prossimo, non lo riceviamo da Dio. Ecco perché il Signore, per parlare a Elia, gli disse: esci fuori. Abbiamo la necessità di uscire fuori e il Signore ci darà, ci raggiungerà con la giusta frequenza. A volte può essere un terremoto, un fuoco, un suono dolce sommesso, quello di cui avremo bisogno. Elia aveva bisogno di un suono dolce. La sua vita era stata scossa dalla paura, delle parole di Izbel. E Dio, dopo avergli domandato cosa fai qui, Elia, gli dice una cosa, dal mio punto di vista, scioccante. Ok, Elia, ora io ti ho parlato, ti ho ristabilito, rifai la strada del deserto indietro, da dove sei venuto. Ci sono delle strade che non finiscono mai, non perché sono strade solitarie, perché sono strade appunto deserte, ma perché la direzione è sbagliata. La conduzione che stiamo così intraprendendo, la direzione, scusatemi, è sbagliata. E il problema di Elia non era quello di
pensare male di Isabel, era pensare che Dio non prendeva le sue difese. E alcune volte noi entriamo in queste strade ed abbiamo veramente bisogno che il Signore ci porti fuori. Ma con la venuta del Signore tutto cambia. Anche per questo uomo avrebbe scoperto non solo che Dio cambiava la sua strada, ma avrebbe cambiato anche la sua povertà come uomo e per tutto quello che in qualche modo la vita gli aveva negato. Stava per accadere qualcosa di pazzesco nella sua vita. E io voglio pregare questa mattina che il Signore possa aiutare tutti coloro che hanno delle aziende, i nostri fratelli in Cristo, che hanno delle attività. Forse il sonno è stato rubato dai pensieri e voglio fermarmi un attimo e pregare per questo, perché mi rendo conto che i sacrifici di una vita possono essere messi a dura prova. E siccome noi non siamo qui solo a dire Yahoo, Dio è buono, ce la facciamo, vogliamo essere persone mature, serie, concrete, e in questo momento vogliamo appoggiare la nostra preghiera su quella meravigliosa promessa, perché questo uomo di lì a poco avrebbe aperto gli occhi alla parola di Dio e l'avrebbe aperti su quello che noi conosciamo, il capitolo 53. Ma prima di arrivare ai versetti che lui leggeva, ai versetti 6, 7, 8, credo, del capitolo 53, io vorrei ricordare i primi versetti di quel capitolo, che dice così: egli è cresciuto davanti a lui. A lui sta parlando del padre, egli è il figlio. Gesù è cresciuto davanti al padre come una pianticella. Quanto mi ha fatto bene stanotte, questa mattina, questa frase. Egli è cresciuto davanti al padre come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Così in questo testo noi possiamo vedere due aspetti meravigliosi di Gesù. La sua umanità nel crescere come una pianticella può essere sradicata in un attimo. E davanti agli occhi del padre c'era la fragilità dell'umanità del figlio. Che bella questa immagine! Ma poi contemporaneamente c'era la forza del suo essere Dio, perché Gesù non ha mai smesso di essere Dio, mai, anche in quei 33 anni era perfettamente uomo e perfettamente Dio, e la Bibbia ci dice che lui ruppe il deserto come una radice che esce da un arido suolo. Che bella l'immagine del Signore che può essere quella di una pianticella fragile, ma di una radice che spezza ogni cosa. E il deserto è rotto. Nel nome del Signore Gesù vogliamo pregare questa mattina, Signore, di provvedere tu a soluzioni economiche per i nostri fratelli in Cristo. Signore, noi non crediamo che la preghiera ha limiti di distanza ed ha bisogno di contatti umani. Noi crediamo nella forza della tua provvidenza e dichiariamo, Signore, che il tuo beneplacito, che la tua ricchezza, che il tuo favore si possa stendere su tutti quei fratelli e quelle sorelle che hanno delle attività che sono in grande disagio. Noi non vogliamo, Signore, percorrere strade desertificate, noi vogliamo vedere la tua abbondanza sui tuoi figli e sulla loro strada. Perciò prendiamo una posizione spirituale dichiarando, Signore, che tu provvederai secondo le tue ricchezze e non secondo i nostri pensieri e le notti insonne, secondo le tue ricchezze in Cristo Gesù. Amen. Così il Signore stava per bonificare una strada. Perché noi ci troviamo ogni tanto in situazioni così semplici? Per la ribellione. La Bibbia dice: solo i ribelli dimorano in terra arida. Dunque, che cosa dice? Dice che il deserto nella nostra vita ci sarà sempre. Il problema è se lo abitiamo. Il deserto è un posto da attraversare, non è un luogo da abitare. E allora la riflessione qual è? Se io vivo una continua vita di deserto, significa che io sono in una posizione non buona. Ho bisogno di rivedere alcuni aspetti della mia vita. Vedete, la ribellione
è un frutto amaro di un albero dolce. Così noi abbiamo imparato a conoscerla nel giardino dell'Eden. È il contrario, completamente il contrario della parola di Dio. Mentre la parola di Dio, quando la prendiamo, è dolce al nostro palato e amara nelle viscere, questo ce lo insegnano i profeti fino all'Apocalisse, perché le verità sono crude, dure, profonde, ma il suo sapore sa di Dio. La ribellione è completamente il contrario, è dolce nelle viscere perché accarezza il nostro non perdono, accarezza le nostre prese di posizioni, ma è amara in bocca perché non viene da Dio, perché non sa di Dio. E noi vogliamo invece dichiarare e anzi rispondere con la voce non più di Elia, con la nostra voce: Signore, perdonami se questa strada che ho imboccato è una strada di ribellione. La Bibbia ci dice di essere come Filippo e non di trovarci nella posizione dell'eunuco. Filippo ha osservato nell'ubbidienza un passo molto bello, uno dei miei passi preferiti nel libro dei Salmi. Dice così: preparate, preparate la via del Signore. Preparate la via del Signore a colui che cavalca i deserti. E questa è un'immagine che voglio lasciare alla tua preoccupazione. Quello che per te è stato un lungo periodo di 2 mesi, devi sapere che per il Signore è un batter d'occhio, quello di provvedere una soluzione che forse non hai. Non lo so perché questa mattina i miei pensieri si sono rivolti in particolare a, forse perché il tempo sta passando e i debiti si accumulano, ma noi vogliamo credere perfettamente che lui non è cambiato. Egli cavalca attraverso i deserti. Niente può fermare la mano potente, meravigliosa del nostro Signore Gesù. Adesso gli avrei detto amen. Dio stava conducendo quell'uomo senza che lui lo percepisse. Così iniziava di nuovo lo scambio, non più dall'Etiopia a Gerusalemme, ma Gerusalemme stava per donare qualcosa all'Etiopia e con l'Etiopia poi a tutte le nazioni. E mi piace vedere che in questo passo Dio è almeno 3 cose. Primo, Dio è la bussola, e ne abbiamo parlato già nelle volte precedenti, ma Dio è anche un segnalibro, e lo vedremo un po' più avanti. E poi Dio è anche il dono perfetto per farci uscire dalla nostra infruttuosità, che sia economica, che sia spirituale o che sia morale. Il Signore ama raggiungere le persone sui i loro debiti, sui loro problemi e sulle loro difficoltà. Dio era su quel carro prima che arrivasse Filippo. Il problema è che lui non lo percepiva. Lui non percepiva che il Signore poteva cambiare quella situazione. Così un uomo che camminava per una strada deserta aveva in realtà un problema molto più serio, e il problema era che lui, come persona, era una persona che non avrebbe potuto dare niente ai giorni futuri. La vita finiva con lui, e credo che questa sia una cosa innaturale, perché il Signore ci ha creati in modo da poter crescere e da poter moltiplicare, e non solo fisicamente, dando vita a una famiglia, avendo dei figli, ma anche spiritualmente. Dunque, se la strada deserta è una sorta a volte di ribellione o di prova o di situazioni che non comprendiamo sempre, perché credo che Giobbe in questo ci fa da maestro, da apripista, non sempre comprensibile, almeno che non si ha una visione delle cose del cielo. Qui c'era un altro problema, e il problema non era legato solo alla strada che percorreva, ma alla persona che era, perché la Bibbia appunto ci parla di questo eunuco.
E noi a volte siamo infruttuosi e lo siamo non perché siamo nella ribellione, ma perché ci manca l'intimità con lo Spirito Santo. Ci accontentiamo di vivere culti, ci accontentiamo di ascoltare una predica online o più prediche. Insomma, l'importante è non faticare troppo, l'importante è che qualcuno ci porti del cibo. E io credo che questa sia un'attitudine che priva il credente di una grande e importante, forse la cosa più bella che noi possiamo avere e che è appunto l'intimità con il Signore Gesù. Quando incontreremo il Signore Gesù, lui non ci chiederà cosa abbiamo fatto, perché lo sa già, ma ci metterà in luce il perché lo abbiamo fatto. E tutte le volte che il Signore parla nell'incontro con i suoi, quando avverrà, mette in luce questa parola, ginosco, conoscere. Io non vi ho mai conosciuto. Addirittura epiginosco, se non sbaglio, che è una conoscenza profonda, totale. Io non vi ho mai conosciuto, andate via da me. C'è una sterilità a volte non nella strada che camminiamo, perché siamo cristiani, evangelici, pentecostali, benedetti in eterno. Amen. Ma è una sterilità personale. Forse tua moglie è molto più ricca spiritualmente di te o viceversa. E questa mattina io vorrei che il Signore potesse salire su quel carro e potesse cambiare l'attitudine del tuo cuore. Perché c'è una necessità di rispondere a quello che Dio ha sempre comandato all'inizio di ogni cosa nuova. Lo ha fatto con Adamo ed Eva, lo ha fatto dopo il diluvio con Noè, ha continuato a farlo in altri episodi. La frase quando il Signore ricominciava da capo era sempre questa: crescete e moltiplicate. E crescere e moltiplicare non sono la stessa cosa. Sono come i gemelli di una camicia che io non ho. Sì, sono come i gemelli di una camicia, vanno insieme, ma non sono la stessa cosa. E alcune volte, vorrei dire, alcune volte, molte volte nella nostra vita, nelle nostre comunità, ci sono persone che crescono, ma non ci sono persone che sanno moltiplicarsi. E la sterilità è qualcosa che si mette appunto fra la crescita e la moltiplicazione. Per crescere non serve nessun altro che io e Dio. Io cerco Dio, io prego il Signore, io leggo la parola e Dio mi fa crescere. Ma la Bibbia dice che la Chiesa nel libro degli Atti era una Chiesa che non cresceva, moltiplicava. Come posso moltiplicarmi? Semplicemente come avviene nella vita spirituale, dandomi al mio coniuge, al mio prossimo, così avviene nella vita spirituale. Ci sono persone che hanno una crescita egoistica e non hanno una crescita verso il prossimo, cioè una moltiplicazione. Abbiamo la necessità di andare a rompere la sterilità nel nostro mezzo. E credo che questa era una cosa per questo uomo fondamentale, poter essere non sterile. Così dalle viscere di Isaia 53 abbiamo questa potente rivelazione che è Isaia 54, che dice: gioisci, o sterile. Grida, pronuncia grida di gioia, tu che non partorivi, tu che non sentivi doglie di parto. Questa mattina, se dovessi elencare tutte le volte che vi sottolineo qualcosa col numero 3, diventerebbe una barzelletta per qualcuno di voi. Ma fateci caso quante volte è richiamato il numero 3. Abbiamo detto tre tipi di sterilità, tre tipi di deserto, e anche in Isaia 54 ci sono tre caratteristiche diverse della sterilità. Gioisci tu che non partorivi, tu che non rimanevi feconda, fecondo, tu che non ricevi il seme della parola. Poi c'è invece chi non sente le doglie di parto, poi c'è invece chi non riesce ad arrivare a dar vita al proprio sogno spirituale ed ha un problema con l'aborto spirituale.
Così molte delle nostre fatiche vengono soffocate poi dal timore dell'uomo, dal non credere in noi, dal vederci sempre piccoli, inadatti, inadeguati. E il Signore dice: per favore, questa sterilità non ti appartiene. Gioisci tu che non partorivi. E in questo momento vorrei poter entrare nelle vostre case, così come è entrato questo versetto stamani nella mia testa, nel mio cuore. Se vuoi pensare a te in maniera sana e non egoistica, bene, ce lo insegnano le donne. Le donne, se vogliono farsi del bene, è il contrario di quello che insegna la società, devono rimanere incinta. Perché nel momento in cui la donna è gravida, tutti i suoi organi interni vengono in qualche modo rinnovati. È nel momento in cui la donna rimane incinta che gli organi interni si rinnovano. E questa è un'immagine bellissima dell'essere fertili in Dio. Noi vogliamo essere rinnovati? Dobbiamo darci al nostro prossimo spiritualmente, alla Chiesa, all'opera del Signore, spenderci, faticare, avere, come dice l'Apostolo Paolo, io sono in doglie per voi, affinché Cristo sia maturo nella vostra vita. Abbiamo questa necessità di uscire da un egoismo spirituale. Io cresco, sto bene con Dio, Dio mi protegge, Dio provvede al lavoro. No, vogliamo passare dalla crescita al moltiplicare. E io mi aspetto nei giorni, nelle settimane che verranno, una volta finita questa clausura, questa chiusura nelle nostre case, che avremo delle riunioni pazzesche. Io sono convinto che il Signore visiterà fortemente non solo la nostra opera, ma la Chiesa in Italia. E il grido sarà questo: gioisci! Gioisci anche tu che avevi paura di pensare a progetti spirituali, a cose con il Signore. Il Signore ti dice che Lui può fare infinitamente al di là di quello che stai domandando o stai pensando. E è bello poter vedere come il Signore ha sempre in qualche modo rotto la sterilità che accompagnava i grandi progetti. Non è a caso che Sara era sterile, non è a caso che Rebecca era sterile, non è a caso che Rachele era sterile. Tutte e tre le mogli dei patriarchi da cui doveva venire una discendenza avevano questo problema della sterilità. Ora, oggi è molto più facile identificare chi dei due ha questo problema. Non sappiamo se il Signore guarì uno dei patriarchi o la moglie, ma quello che conta è che noi possiamo vedere questo sotto l'aspetto spirituale. Satana è ancora, lo è ancora per un po' di tempo, il grande dragone rosso. Lui è ancora colui che si mette davanti per divorare il figlio. E non è solo legato a Gesù, e non è solo legato a Israele, è legato alla Chiesa. Lui odia i santi del Signore, ma la Bibbia mi conferma questa mattina nel mio cuore che la strada e la mia, anche i miei limiti umani, vengono annaffiati dalla sua meravigliosa chiamata, dalla sua presenza, dalla sua parola. Dio cambia le strade in deserto e le trasforma in oasi. Dio prende degli eunuchi che non hanno figli e li fa evangelizzare tutta l'Etiopia. Il Signore prende le cose che non sono e le rende per la sua gloria, per il suo regno, punti storici, crocevia della storia del Signore. Lui ama prendere i deboli e fortificarli per svergognare quelli che si sentono forti. Questo è il nostro Signore. Lui non ama giocare con chi vince, lui ama giocare con chi è obbediente e portare alla vittoria il popolo di Dio. Che la Bibbia ci parli di questo continuamente è chiaro. Che cosa può rendere una persona solo una persona che cresce ma che non è feconda? Bene, in mezzo ci può stare la mancanza del perdono. Questa è sicuramente una cosa che ci rende non fruttiferi. La mancanza di perdono l'abbiamo già trattata qualche domenica fa parlando dei figli di Giacobbe. Dio era sul carro, ma lui non riusciva a percepirlo. Così siamo
invidiati dal nemico. Perché? Perché il nemico, prima di diventare Satana, quando era Lucifero, angelo di luce, ha avuto pieni poteri, ha amministrato chissà quante cose del Signore, del regno di Dio di quel tempo, non certo il regno di Dio come lo intendiamo oggi. Ma non ha potuto mai avere una cosa. Lui poteva amministrare ciò che Dio aveva creato. All'uomo Dio ha dato un potere superiore. Quando un uomo e una donna, marito e moglie, si uniscono ed hanno dei figli, in realtà non è solo una progenie che loro hanno, ma Dio ha dato la possibilità a Adamo ed Eva di creare spiriti eterni. I figli che il Signore ci ha dato è qualcosa che non morirà, non passerà mai. E così spiritualmente, quando tu nel Signore, per lo Spirito Santo, sei fecondo, tu puoi fare e costruire cose eterne. E il mio invito questa mattina a tutti gli scoraggiati o coloro che non si vedono mai adatti, sappi che queste sono bugie del nemico. Tu con il Signore non solo puoi fare delle cose, ma io ti invito a lavorare per le cose che dureranno per sempre. Il re Davide era un guerriero e ha vinto molte battaglie, ma solo tre cose sono durate nella vita di Davide e sono tre cose eterne che parlano di pace e non di guerra. E noi abbiamo la necessità di avere nei nostri lombi le promesse di Dio e di poterle in qualche modo far fruttare nell'ubbidienza. La persona sterile non riesce a capire il DNA di Dio. Questa è una cosa che vorrei sottolineare. Lui non riusciva a capire Dio. Era davanti, era sul carro. Era il segnalibro, non è a caso che era fermo a Isaia 53, non lo percepiva. La persona sterile non riesce a percepire Dio. Ecco perché abbiamo così tanto bisogno della persona dello Spirito Santo. Perché lui non è solo colui che mette il dito su un punto del libro e lo blocca, ma è colui che poi ci viene vicino e ce lo spiega. E dispiega davanti ai nostri occhi verità incommensurabili, meravigliose. E quando si parla del DNA di Dio. Io ogni tanto ho giocato su questa cosa, magari l'ho fatto già nelle comunità in giro per l'Italia e vi annoierete, ma DNA, ve lo spiego in una maniera scientifica così profonda che non lo dimenticherete mai più, perché ho la possibilità di farlo, sapete che sono scienziato, vero? Oggi ho voglia di scherzare, l'altra volta avevo voglia di piangere, stamani provo a scherzare. DNA di Dio, cosa vuol dire? Io quando lavoravo con i giovani gli dicevo Dio nell'anima. E in realtà questa battuta che non avrà fatto ridere nessuno è una cosa che però corrisponde a una profonda verità. Chi è che ha il DNA di Dio? È colui che porta frutto. E chi è che porta frutto? Colui che ha Dio nella sua anima, nel profondo del suo essere, perché ora vedremo qualche cosa di questo uomo e andremo verso la conclusione, che ci parla di una ricerca attenta delle cose di Dio. Sapete, un giorno ero in una comunità, stavo predicando, non vi dico dove e non vi dico certo chi, e mentre predicavo c'erano i battesimi, ho detto: "Giubila, o sterile, prorompi in grida di gioia!" E in quel momento lì c'era una sorella, una donna di Dio, lei stava pregando per sua figlia, io questo l'ho saputo settimane dopo, perché sua figlia non poteva avere figli, non poteva avere figli. E il Signore parla a questa donna e dice: "Tua figlia avrà un figlio maschio." 9 mesi dopo, credo, 9, 10 mesi dopo, non so quanto tempo sia passato. La ragazza ha avuto un figlio sano, salvo e vogliamo dire anche benedetto. Questa è la potenza della parola di Dio. Lui non ci ha resi sterili, ma fecondi in Cristo Gesù. Così il terzo aspetto che voglio sottolineare con voi è una mente, sì, è una mente sterile.
Non c'era una via soltanto che percorreva e una vita, ma una mente sterile. Abbiamo detto che lo Spirito Santo in questo libro è un segnalibro, perché non è a caso che lui aveva il rotolo aperto su una delle rivelazioni più profonde della persona di Gesù. Io credo che ogni credente degno di questo nome abbia pianto così, almeno una volta su Isaia 53. Potremmo recitarlo a memoria. Ho detto del Salmo 23 domenica scorsa che è un Everest. Ecco, qui siamo davanti a un altro Everest. Non possiamo non vedere che il Signore era fermo lì e aspettava di toccare la vita di questo uomo per toccare un'intera nazione. Bene, ma lo Spirito Santo non è solo una segna libro che indica, ma è anche colui che rompe i sigilli, perché questo uomo aveva delle difficoltà e come potrei, dice, se nessuno mi guida. E infine lo Spirito Santo è anche colui che applica la parola e la rende personalizzata, perché se la parola di Dio rimane solo uno scritto, noi finiremo per essere dei credenti aridi, sterili, e anche se la vita che il Signore ci ha dato è una vita piena di promesse, noi non riusciremo né a vederle né a conquistarle. Mentre che cosa fa lo Spirito Santo? Guardate che bello. Allora, il profilo di questo uomo ci dice che era un uomo colto, lo si capisce anche, probabilmente era andato a Gerusalemme, non si sa se a adorare o a servire come ambasciatore per la regina. È un uomo umile perché si mette subito in discussione davanti a chi lo interpella. È un uomo ospitale perché invita Filippo a salire sul carro. Ma malgrado tutto questo, guardate a volte come potrebbe essere anche l'immagine forse di qualcuno che mi sta ascoltando. Puoi avere tutte le ricchezze di questo mondo, puoi avere i tesori nascosti dovunque ed essere una persona povera perché non riesci a intendere Dio. Questo uomo aveva la facoltà di operare per conto della regina, era un ambasciatore, dove lui andava rappresentava il suo regno, aveva le chiavi dei tesori del suo regno, ma non riusciva a capire il libro. E se noi non riusciamo a capire il libro, noi abbiamo bisogno di chiedere al Signore di aprirci questo libro. Lo Spirito Santo, appunto, fa prima da segnalibro e poi lo conduce in una trasformazione pazzesca. Vediamola questa trasformazione. Anche qui torna di nuovo il numero 3. Ci sono tre punti interrogativi in questo capitolo. E sono tre punti interrogativi differenti. Il primo punto interrogativo è una domanda che nasce nel buio. E lui dice: come potrei capire se nessuno mi guida? Bisogna comprendere che le persone che sono sterili soffrono di vittimismo. E il vittimismo è qualcosa che ci rende ancora più sterili. È sempre colpa di qualcun altro. Come potrei se nessuno me lo spiega? E credo che sia un pochino l'attitudine che a volte abbiamo noi davanti alle cose della vita o alle sfide del regno. Abbiamo sempre bisogno di dare la colpa a qualcun altro. Non sono questo per colpa sua, non sono questo perché non me lo permettono. Non sono. Vedete, Gesù viene a guarire il vittimismo. Quando Gesù guariva gli ammalati, gli invalidi, spesso noi leggiamo questa parola: prendi il tuo lettuccio e vattene. Non gli diceva: corri per tutto il paese e fai vedere che ti ho guarito. No, perché oltre alla guarigione fisica, Gesù aveva bisogno di guarire la mente della persona. Fino adesso ti hanno portato, ora prendi te il tuo lettuccio. E qua c'è sicuramente un'attitudine di una persona che si sente arida e che ha la necessità di spostare la sua miopia su qualcun altro. E come posso se nessuno me lo spiega?
Perciò la prima domanda è una domanda che nasce nel buio. La seconda domanda invece ha un'altra attitudine. Ti prego, di chi dice questo il profeta? Parla di lui o di qualcun altro? Guardate come l'alba sta iniziando a sollevarsi sul cuore di questa persona. Mi commuovo un po' perché penso alla mia testimonianza. Quando all'età di 16 anni, per la prima volta, ho sentito l'amore di Dio Padre mentre ero piegato sulle mie ginocchia nella stanza sotto nella chiesa a Grosseto, in un culto dove non ci dovevo essere, non ci volevo essere perché mi annoiava, e Dio mi ha abbracciato da dietro e l'ho sentito per la prima volta l'abbraccio del Padre, che mi ha segnato così tanto da farmi essere oggi, dopo più di 30 anni, qua a parlare a voi, forse in maniera non proprio come meritereste. Ma questa è la verità, l'alba si stava alzando. Sta parlando di lui o di qualcun altro? Dimmelo. Non era più una domanda che nasceva nel buio, questa era una domanda che nasceva nella fame. E ci sono domande che sono solo cieche, poi ci sono delle domande che sono belle, perché sono interessanti, come quella che Dio ha fatto a Elia. Sono domande che provocano una ricerca. Dimmelo, parlami, spiegami, fammi capire. E ancora qua possiamo vedere non solo la fame di questo uomo, l'interesse ad avere non un libro, ma da conoscerne l'autore. La Bibbia è l'unico libro, lo diciamo sempre, che una volta che l'hai acquistato, l'autore viene a casa con te. E così noi abbiamo poi l'ultima domanda di questo uomo, che dice: e cosa impedisce che io sia battezzato? Vedete che bello, il Vangelo è una potenza che viene a liberare non solo i deboli, non viene a arricchire solo i poveri, ma viene a rendere fruttifera la vita di chi non può avere una generazione, una stirpe, di chi non può lasciare un'eredità. Così il Signore è l'eredità di questo uomo. E io amo pensare a questo uomo che si incammina da solo, perché la Bibbia dice proseguì il suo viaggio tutto da solo, ma in realtà da solo non era, perché questa promessa che troviamo in Isaia 54 lui non l'aveva ancora letta. E allora potete immaginare la scena: questo uomo scende, viene battezzato da Filippo, viene sollevato dall'acqua, Filippo scompare ai suoi occhi, lui sale sul carro, ma finalmente non era più solo e finalmente iniziavano a esserci delle palme su quella via e finalmente iniziava a sentire la voce dello Spirito Santo, e soprattutto lo Spirito Santo passava dal rompere i sigilli all'applicare la parola. Perché? Perché lui, scorrendo la parola di Dio, girando il rotolo, arrivò a Isaia 54. Immaginate che cosa ha provato questo uomo, ormai da solo, leggere, giubila, o sterile. La parola di Dio non è solo lettera, la parola di Dio è un rema, è una rivelazione. E allora io credo che lui cosa ha fatto quando sei nell'acqua? Non quella del battesimo, ma quella della parola, perché dal battesimo ci esci subito, ma dalla parola ci vivi. E dentro l'acqua della parola lui ha iniziato a nuotare, e così è arrivato a Isaia 55 e poi è arrivato a Isaia 56. E che cosa è successo? È successo che Isaia 56 è un capitolo dedicato agli eunuchi. E Dio dice all'eunuco: non dire sono un ramo secco, non è questo che tu sei. Io posso soltanto immaginare la gioia di questo uomo che parte come eunuco e su una strada deserta, senza scopo, spalle a Gerusalemme, senza un futuro, e a un certo punto lo Spirito Santo cambia tutto quanto. Non solo lui inizia a capire la parola, non solo viene battezzato, probabilmente diventa un araldo, ma la parola diventa personale per lui. E questo è l'annuncio del Vangelo. Ecco che vorrei concludere con l'appello che il Signore Gesù
ha fatto quel giorno nella grande festa, quando nella festa dei tabernacoli, l'ottavo giorno, Gesù si mise in un posto dove lo potevano vedere e incominciò a gridare quello che tutti conosciamo come il grande invito, cioè il grande mandato, quello di andare a predicare, poi c'è il grande invito del Signore. Chiunque ha sete, venga a me e beva, dice il Signore. E questo non vale solo per chi è su una strada deserta, ma vale anche per noi che stiamo in questo momento sereni, in pace con il prossimo e con Dio. Vale per i tuoi progetti nel Signore. Dio dice: chiunque ha sete, venga e beva. E chiunque crede, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Guardate anche qua, in questo invito del Signore, ci sono due livelli che noi possiamo avere con Lui. Tutti possono credere e perciò tutti possono dissetarsi da parte di Dio, della sua presenza. Puoi venire in chiesa ogni tanto, prenderti un culto, sentire che va bene così e ritornare quando sei di nuovo arido, quando sei bisognoso di dissetarti. Ma questa non è la vita che il Signore ti vuole regalare. Così puoi chiudere questa diretta e non parlare più del Signore, non leggere più la parola di Dio fino a domenica prossima. Ma questa non è la vita che il Signore ti vuole regalare. La vita che ti vuole regalare è il secondo livello. Chiunque crede, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Così c'è il primo livello che serve a te. Se tu credi, Dio ti disseta. Ma il secondo livello serve agli altri. Perché se tu non solo credi e ricevi, tu puoi essere la fonte di acqua. E la Bibbia dice: quelli che attraversano la valle arida e deserta la trasformano in luogo di benedizione. Non è il problema di quando attraversiamo il deserto, è di quanto deserto rimane dentro di noi, fratelli. Cerchiamo ancora la faccia del Signore per poter chiedere questa acqua fresca, che è la sua presenza. Dalla regia mi dicono che è un'ora e io perciò mi devo salutare, anche perché sennò poi mi sgridano. E credo che il Signore Gesù abbia tutto il desiderio di mettere la nostra vita nelle condizioni economica, morale, spirituale, di poter dire come viene detto qua, e continuando il suo viaggio tutto allegro. Signore, ti prego di benedire non solo l'economia, ma anche la vita dei tuoi servi e delle loro famiglie. Ti chiedo di aiutare, Signore, là dove ci sono delle grosse difficoltà, di portare la tua benedizione. Grazie Signore, perché ancora oggi noi possiamo affermare che il deserto è diventato un frutteto. Noi crediamo alla tua parola, noi crediamo al tuo invito. Grazie Signore Gesù. Dio vi benedica, fratelli. È volata quest'ora per me, forse meno per voi che dovete subire. Vi ringrazio anche per tutta l'attenzione che mettete ogni domenica nell'ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica e vi faccia non solo crescere, ma moltiplicare.